Quando bisogna ammettere una cosa, sono il primo a farlo. Ebbene, ragazzi, la Lazio ha chiuso un colpo di mercato, a mio parere, di quelli pazzeschi, soprattutto per la cifra che alla fine è andata a spendere, ma soprattutto perché si è assicurata un giocatore titolare per le prossime stagioni sulla fascia destra, che già ha fatto vedere cose importanti, ma che potrebbe farne vedere molte di più. Ciao. This is Gabon, bella a tutti da me. Siamo tornati con questo nuovo video, ma prima di continuare io vi invito a scaricare dal link in descrizione OneFootball, quella che è, a mio modo di vedere, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Gratuita sia per iOS e sia per Android. Stiamo parlando di Lazzari, ragazzi, stiamo parlando di Lazzari, un giocatore che la scorsa stagione con la Spal ha fatto veramente un campionato di quelli pazzeschi. Un giocatore a tutta fascia, un giocatore perfetto per il 3-5-2, per il modulo 3-5-2, che sa difendere, ma ovviamente non disdegna neanche la fase offensiva. Ha un ottimo dribbling, ha un'ottima tecnica di base. Magari a livello fisico non è tutto sto granché, perché mi pare alto circa 1,74-1,75. Però, ragazzi, a livello tecnico è il classico terzino fluidificante vecchio stampo che arriva praticamente in zona d'attacco e mette dentro cross a profusione. Non mi ricordo quanti assist ha fatto quest'anno, ma ne ha fatti veramente parecchi. Sempre prestazioni sopra la media, il classico giocatore da fantacalcio che ti garantisce bonus e voti elevati. Ebbene, ripeto, sta di Pippo Inzaghi. Simone Inzaghi si è assicurato un giocatore importante per il futuro, ma la cosa che mi lascia più a bocca aperta sono le cifre dell'affare, perché non l'ha pagato praticamente un cazzo. È riuscita anche, secondo me, la mediazione di Tare in questo è stata importante, ma Tare, l'ho già detto in un video precedente e lo ripeto, sa fare bene il suo, sa fare benissimo il suo lavoro, sa trovare giocatori importanti, non pagarli cifre elevatissime, valorizzarli e poi magari sì, può capitare che li rivende a cifre sproporzionate, però ovviamente è il ruolo da DS. 18 milioni di euro è il valore che riporta Transfermarkt, ma la Lazio ha chiuso praticamente l'affare per circa 7-10 milioni di euro e ha inserito, per abbassare il costo del cartellino, a titolo definitivo, da quel che ho capito, il cartellino di Murgia alla Spal. Murgia che sicuramente è giovane, sicuramente è di prospettiva, sicuramente con la Spal quest'anno ha fatto un buon campionato e quindi Spal, che è ingolosita dalla situazione, dice: senti, comunque ci assicuriamo un giovane che può tornarci utile per le stagioni a venire. Ne cediamo uno, sì, importante, però da quel che ho capito Lazzari voleva nuove sfide, di conseguenza ecco fatto che si sono accordate. Murgia, ve lo ricordo, se non sbaglio, aspettate che c'ho qua, è un 22enne, un 22enne, ragazzi, quindi c'ha ancora margini di miglioramento importanti. Lazzari sicuramente è un giocatore che ha un po' più di esperienza perché ha già 25 anni, ma comunque tante stagioni ancora da qui alla fine della sua carriera. 25, almeno non dico tanto, un'altra 7 stagioni le può fare ad altissimi livelli. È un giocatore che dovesse la prossima stagione con la Lazio fare un campionato come lo ha fatto alla Spal, può tranquillamente valere 35-40 milioni di euro. Potrebbe essere la Lazio l'ennesimo trampolino di lancio per lanciarlo sempre più verso una carriera di quelle importanti. Vorrei sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti. A me un giocatore del genere sarebbe piaciuto ovviamente alla Roma, però lo ripeto, c'è da dire che è un ragazzo che comunque rende particolarmente con il modulo 3-5-2, col centrocampo a 5 esterno a destra, ma ricordiamoci che può fare tranquillamente tutta la fascia. Se penso alle capacità tecniche, veramente resto a bocca aperta, perché di giocatori così ce ne sono veramente pochi attualmente in Italia. Quindi voglio continuare a fare i complimenti a Tare, perché operazioni di questo tipo non si fanno così facilmente. Questo vale 18 milioni di euro, l'hanno praticamente pagato due spicci. Vabbè. Fatemi sapere il vostro parere nei commenti, lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto, vi ricordo di scaricare OneFootball dal link in descrizione, di seguirmi sui miei profili social, Instagram e Telegram e non mi resta
che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. Ragazzi miei, zitta zitta la Lazio mette a segno piano piano qualche tassello che va a rinforzare quella che è la rosa della prossima stagione, e fate attenzione perché come sempre la Lazio magari fa una campagna acquisti sempre inferiore rispetto ad altre squadre, ma poi o se porta a casa un trofeo, vedi la Coppa Italia, vedi quello, vedi quell'altro, oppure comunque sta sempre là a provare in insidia qualche squadra eventualmente per inserirsi alla lotta Champions League. Detto questo, bella a tutti!